Salve a tutte e a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di 5 luoghi comuni su. Oggi parleremo di simboli e oggettistica che proviene dall'Estremo Oriente e che spesso troviamo nelle nostre case e sfortunatamente molto spesso collocate o utilizzate nel modo più sbagliato. Partiamo da una delle immagini più comuni che si possono trovare all'interno delle case, soprattutto di quelle che vogliono arredare in stile asiatico, ovvero le immagini del Buddha dove e come vanno posizionate. Cerchiamo di capire una cosa. Qualsiasi immagine del Buddha, per quanto uno non possa essere un adepto del buddismo, quindi se uno possa non seguire il buddismo, si tratta comunque di un'immagine sacra e quindi a prescindere che uno sia buddista o meno, è importante trattarla come tale. Non ha senso utilizzare immagini del Buddha solo perché fanno decoro, perché sono belle da vedere, perché danno un senso di pace e tranquillità con la sua posa meditativa. È importantissimo che siano sempre posizionate in luoghi abbastanza luminosi, sollevati dal terreno e, se possibile, contestualizzati quasi come un altare, quindi dovrebbero essere rispettate come se noi posizionassimo, in quanto fedeli, ad esempio, un'immagine di Cristo o della Madonna. Un'altra cosa da chiarire è che principalmente noi vediamo considerate immagini del Buddha tre differenti tipi di iconografia. La prima è ovviamente il Buddha Gautama, il Buddha storico, quello che proveniva dalla famiglia Shakya e che noi conosciamo in quanto fu l'illuminato del nostro tempo che diede l'avvio a tutta la tradizione buddista. Il Buddha Shakyamuni, il Buddha Gautama, di solito lo riconosciamo perché viene rappresentato sempre con gli occhi sempre quasi completamente chiusi in posa meditativa e solitamente in posizione del loto, quindi con le gambe incrociate proprio e con la mano anche in un mudra o tenendo degli oggetti sacri. Questo Buddha non va assolutamente confuso con questo Buddha. Non sono la stessa persona, non rappresentano la stessa cosa. Infatti, questo che sarebbe il Budai, il termine esatto è Budai, il Budai chi è? Viene chiamato anche Buddha dell'abbondanza e per favore non chiamiamolo Buddha grasso perché è body shaming. Il Buddha dell'abbondanza in realtà è un monaco del lignaggio Chan, quindi del buddismo Chan, che è il corrispettivo del buddismo Zen giapponese, e rappresenta un monaco realmente vissuto intorno all'anno 1000. Il Budai, infatti, si dichiarava incarnazione di Maitreya, però questo è molto messo in discussione dalle varie scuole, se viene riconosciuto ad esempio dalla scuola Chan, altre scuole non lo riconoscono, perché il Buddha Maitreya sarebbe il quinto e l'ultimo Buddha che si manifesterà nella nostra realtà attuale. Quindi se si fosse già manifestato avrebbe già dovuto rivestire gli incarichi di re del mondo in un certo senso, quindi di portatore di pace e di uguaglianza tra tutti gli esseri umani e di superamento del samsara, perché l'obiettivo della vita è quello di uscire dal ciclo delle incarnazioni, e tutto ciò è configurabile in questo tipo di rappresentazione. Però quando parliamo del Buddha storico non parliamo di Budai. Budai è un altro possibile Buddha, o più propriamente è questo archetipo dell'abbondanza e della fratellanza che si trova comunemente anche in tutto quello che è il folklore popolare cinese, anche di tutte le zone influenzate insomma dalla cultura cinese, che quindi rappresenta proprio l'abbondanza. Facciamo però attenzione a non confondere per statua di Buddha invece il Jizo Bosatsu. Chi sono i Jizo Bosatsu? Jizo Bosatsu sarebbe un Bodhisattva. Il Bodhisattva, a differenza del Buddha, è un essere illuminato che ha deciso di non abbandonare completamente gli esseri umani, quindi da fungere in un certo senso da intermediario tra quello che è il mondo al di fuori della realtà, del Maya, di quella che è la realtà in cui viviamo, e la realtà degli uomini. Il Jizo Bosatsu
viene spesso riprodotto, viene spesso utilizzato anche come elementi di arredo perché è molto comune, si trova spesso in tante illustrazioni tradizionali e soprattutto per quanto riguarda la tradizione giapponese, noi lo possiamo trovare comunemente nei cimiteri. Infatti il Jizo Bosatsu viene utilizzato in Giappone principalmente come protettore delle tombe o dei luoghi in cui sono morti dei bambini e quindi è una sorta di guida che permette insomma ai bambini di entrare in un'altra esistenza sempre con la protezione del Buddha che per cui Jizo Bosatsu lavora. Jizo Bosatsu di solito è collegato invece al Buddha Amitabha, che è un altro Buddha ancora. Quindi cerchiamo di non confondere queste tre rappresentazioni e di evitare di posizionarle nel bagno o in ingresso sotto il mobile delle scale perché non è una posizione adeguata per una rappresentazione sacra. Secondo oggetto di cui spesso non si sa l'uso. Le palle Bao Ding. Io sono un'appassionata di palle Bao Ding, infatti potete vedere che ne ho varie. E la cosa più bella è che fanno un rumore molto. Fanno suoni diversi, però sono sempre molto rilassanti. Questo tipo di sfere viene utilizzato tradizionalmente più che altro come terapia medica, perché quando uno prende abbastanza, io non sono pratica, mi piacciono solo a livello estetico, abbastanza pratica nel farle girare, aiuta moltissimo tutto quello che è l'articolazione delle mani e il suono tende anche ad aiutare molto durante la meditazione. Infatti vi è un'idea comune che in realtà queste palle potessero avere chissà che scopi secondari e intimi, ma in realtà sono dei sistemi che aiutano la concentrazione e la coordinazione occhio-mano, o anche semplicemente la coordinazione della mano, o semplicemente un aiuto per entrare in uno stato meditativo. Se voleste imparare ad utilizzare le palle Bao Ding, è importantissimo valutarne la grandezza. Infatti, vi sono grandezze molto differenti, come dicevo. Vedete, ad esempio, queste sono tre grandezze diverse e ognuno valuterà a seconda della sua mano qual è la migliore per sé. Quindi possiamo tenerle tranquillamente in casa, possono risultare anche un oggetto di arredo perché molte sono laccate, sono molto belle, però sfruttatele proprio per la pratica meditativa e ne vedrete veramente degli ottimi risultati. Terzo luogo comune, le bambole Kokeshi, che sono delle matrioske. In realtà è interessante perché pare che invece sia stato l'inventore della matrioska ad essere stato talmente affascinato dalle bambole tradizionali Kokeshi giapponesi che decise di riprodurne una versione ad incastro e creò appunto la famosissima matrioska. Le bambole Kokeshi a volte vengono credute come un portafortuna. In realtà non sono esattamente un portafortuna, nel senso non è che uno si mette una bambola Kokeshi a casa e avrà più fortuna. Le bambole Kokeshi sono degli oggetti di artigianato estremamente eleganti e fatte con maestria, se parliamo di quelle artigianali e non di quelle in batteria. E fondamentalmente esistono da molto tempo in Giappone, alcuni dicono addirittura dal 1600, ma di sicuro sono attestate almeno da 150 anni. Noi possiamo riconoscere subito una Kokeshi. Questa, ad esempio, è una Kokeshi moderna e anzi non confondiamola con le Kimi Doll, che è stata una linea commerciale australiana che si è ispirata alle Kokeshi. Le Kokeshi moderne sono molto più elaborate, solitamente indossano, cioè sono modellate anche con i capelli, con dei vestiti molto più particolari, magari a rilievo, mentre quelle tradizionali di fatto sono di solito dei cilindri di legno, a volte leggermente svasati, più o meno lunghi, più o meno larghi, con una piccola testa. Quelle più antiche di solito avevano anche le teste molto più piccole di quelle moderne. Adesso, visto che sono diventati anche degli elementi di decorazione, cioè proprio per la decorazione,
e vengono fatte anche spesso linee molto più morbide. Lo scopo originario dell'Eco Cashy sembra essere stato fondamentalmente o quello puramente del dono o anche del gioco del bambino, perché l'impugnatura facile poteva aiutare anche i bambini più piccoli a maneggiarle senza troppi problemi, perché non hanno arti, non hanno gambe, non hanno braccia e quindi sono facili da impugnare anche per i più piccoli. E altre volte venivano anche utilizzate semplicemente come oggetto a scopo di souvenir, perché ogni zona del Giappone tradizionalmente aveva determinati colori e determinate forme delle bambole kokeshi che potevano essere utilizzate e venivano acquistate come ricordo della visita in un determinato luogo. Per quanto riguarda le bambole kokeshi, essendo nate ed essendo tuttora di fatto dei giocattoli, ovviamente possono essere posizionate dove si vuole. Si consiglia sempre, se le si vuole tenere, di valutare dei prodotti artigianali originali piuttosto che prodotti di lavorazione industriale, però in questo caso non abbiamo a che fare né con rappresentazioni sacre né con funzioni legate alla spiritualità e quindi ben venute le bambole kokeshi a seconda dei gusti delle persone. Cerchiamo però, ovviamente, come per ogni cosa che teniamo in casa, di non accumularne troppe, perché se no potrebbe diventare un problema di clutter per i nostri spazi. Quarto luogo comune, l'uso dei mandala in casa. Facciamo attenzione a non confondere il Kalachakra con i mandala. Che cos'è il Kalachakra? Il Kalachakra è quella che è la ruota del tempo, è la rappresentazione che ci proviene dall'induismo e che comunque è stata adottata da quello che è il buddismo di tutta la realtà. È una specie di mappa universale. Quando noi osserviamo un Kalachakra, noi è come se vedessimo la mappa del nostro universo. Il Kalachakra è nuovamente un'immagine che può avere un valore sacro in quanto permette la meditazione e la profonda contemplazione dell'evoluzione, della complessità proprio del nostro tempo e del nostro spazio. Al contrario, i mandala non sono sempre sacri, anzi, un mandala che chiunque può creare può essere utilizzato esclusivamente o come opera artistica o come rappresentazione che viene fatta per dedicarsi alla meditazione. Infatti, la nascita del mandala deriva dalle tradizioni principalmente monastiche tibetane, che utilizzavano la meditazione con la sabbia colorata per creare proprio degli enormi mandala che una volta finiti potevano essere spazzati via dagli elementi o spazzati via durante una celebrazione, durante un rito, proprio per dimostrare l'immanenza, l'impermanenza di quello che è la vita umana, di quella che è la vita nel nostro tempo reale, quindi nella realtà manifesta. Quindi non facciamoci problemi ad inserire dei mandala all'interno della nostra abitazione. Al contrario, se vogliamo inserire una rappresentazione di un Kalachakra, cerchiamo di mantenere invece le stesse raccomandazioni di altre immagini sacre. In quinto luogo comune, i ventagli decorativi. L'idea di attaccarsi dei ventagli di origine giapponese, cinese, del sud-est asiatico all'interno di casa è una moda prettamente europea. La moda del ventaglio di origine asiatica nasce principalmente in quello che era il periodo Rococò, quindi nel Settecento, quando i nobili europei amavano moltissimo le chinoiserie, quindi questi oggetti che provenivano dall'estremo oriente, molto rari per l'Europa dell'epoca e che quindi venivano utilizzati all'interno dei palazzi, delle grandi residenze, proprio come rappresentazione di un certo status symbol. In Asia è molto difficile trovare ventagli appesi a destra e a sinistra come elemento decorativo, a meno che non si tratti di ventagli rituali. Infatti, se il cinema e soprattutto se siete appassionati di
di Wu Xiaopian, quindi dei film storici in costume di arti marziali, li avrete visti molto spesso. Storicamente, il ventaglio era anche un'arma di attacco e difesa. Esistevano dei veri e propri ventagli di ferro utilizzati prevalentemente in Cina, ma dopo acquisiti anche in Corea e in Giappone, che erano delle vere e proprie armi, venivano utilizzati sia per la difesa, quindi per cercare di bloccare gli attacchi, sia anche per l'attacco, perché comunque erano estremamente solidi e taglienti. Altri ventagli che possiamo trovare sono i ventagli dei matsuri, quindi dei festival, oppure anche ventagli sempre legati, come ad esempio questi classici con la forma più rotonda, quindi i ventagli di carta di riso. In realtà sono tutte oggettistica che veniva usata quotidianamente, quindi a meno che non sia proprio un'opera artigianale dipinta a mano, fatta apposta per ricordare un determinato evento, è rarissimo vedere nelle case asiatiche proprio le pareti, come magari può capitare da noi, foderate di questi ventagli. Io, ad esempio, sono un amante anche dei ventagli, per cui ammetto che ne ho nel mio studio, ma in ogni caso cerchiamo di evitare di foderarci di questi oggetti proprio perché diventano troppi se si esagera in quantità. Infatti, dobbiamo ricordarci che le nostre case non dovrebbero mai diventare una Wunderkammer, un museo delle cose che ci piacciono, ma cercare sempre di essere più minimali e funzionali possibili. Quindi, nuovamente, quando parliamo di ventagli, non pensiamo che avere un ventaglio in casa sia una cosa prettamente asiatica, ma cerchiamo di contestualizzarlo a qual è stata la sua vera origine e quindi che ci ricorda come questa distanza culturale tra noi europei e l'Estremo Oriente è sempre stata molto sentita e quanto da sempre ci hanno affascinato i colori, le forme, le tradizioni artistiche ed artigianali di quei territori. Ci vediamo al prossimo video e se avete delle curiosità o volete capire su una cosa che secondo voi è vera, è in realtà un luogo comune, lasciatemi un commento sotto al video. Ciao!